Sarà per i numeri da capogiro, almeno 30.000 persone domenica in piazza della Rinascita a Pescara per la consegna dei Pegasi d'oro, il tutto esaurito alle proiezioni al Sant'Andrea dei giorni precedenti, per non parlare delle circa 3 milioni di visualizzazioni sui social e in streaming per l'evento trasmesso in diretta anche grazie all'apporto della nostra rete. Sarà per la qualità dei premiati di quest'anno, ma la 51esima edizione dei Premi Flaiano è già entrata nella storia. In un anno particolare per via della chiusura per lavori del Media Museum, sede della Fondazione Tiboni e dell'ineggibilità del Teatro d'Annunzio, location iconica dell'evento, la presidente Carla Tiboni, il direttore artistico Riccardo Milani e il loro staff sono stati in grado di, come si suol dire, gettare il cuore oltre l'ostacolo, dando vita a un evento di cui già sta parlando il mondo intero. L'asso nella manica, da questo punto di vista, è stato quello di riuscire a far venire a Pescara, direttamente agli Stati Uniti, una star internazionale come Mariska Hargitay, l'amatissima Olivia Benson, della più longeva serie televisiva di tutti i tempi, come Law & Order. E a differenza di tante altre star abituate a presenziare eventi di questo tipo con una certa pigrizia e poca voglia di concedersi, scoprire la straordinaria affabilità e generosità di un personaggio che ha ricambiato l'invito con un entusiasmo sorprendente, tanto da regalare alla platea un momento memorabile che sta già facendo il giro del mondo, il suo appello contro ogni forma di violenza, in particolare quella sulle donne. Mi ha raccontato che ci sono donne che le scrivono lettere chiedendole aiuto e lei si attiva, perché poi l'unità vittime speciali è una squadra, è una sezione della polizia newyorkese che esiste veramente. In molti episodi di questo telefilm si ispirano proprio alle vicende purtroppo di violenza che avvengono a New York. E poi soprattutto una persona che si è integrata subito con l'atmosfera flaianea e ha amato subito l'Abruzzo, addirittura le abbiamo spedito oggi dell'olio che ci aveva chiesto di farle avere a New York, naturalmente la pasta, insomma ha voluto girare, ha voluto mangiare pesce, insomma ha sposato pienamente l'Abruzzo, le è piaciuto tantissimo, è una terra bellissima che non conosceva e quindi anche questo dà, insomma, ci fa capire che spesso, insomma, le star hollywoodiane, perché lei non ha lavorato soltanto per la televisione, ha lavorato anche per il cinema, hanno un taglio diverso da quello che sembra, ecco. Lei ha subito capito la necessità di essere testimonial anche in Italia per sensibilizzare le persone ancora di più di quello che si fa per cercare di combattere questo fenomeno che ormai credo sia diventato anche una piaga sociale. In chiusura, Carla, è difficile fare meglio di così, ma come si suol dire, siete già al lavoro per la 52esima edizione. Stiamo pensando alla 52esima edizione con apportando delle modifiche e diciamo un arricchimento ulteriore del premio, però diciamo che sempre rispettando la base, insomma, quella che era stata creata da Edoardo Tiboni, che non vogliamo assolutamente modificare se non aggiornandola.